Solimena di Avellino si prepara al corso di formazione e aggiornamento sulla corsa orientamento e trail orientering martedì 16 e mercoledì 17 aprile. Ascoltiamo i particolari dalla dirigente Amalia Carbone. Dirigente Amalia Carbone in prima linea per questo bellissimo progetto. State pulendo il giardino della vostra scuola, ce ne parla un po' lei? Sì, la particolarità è che in realtà non pulisco il giardino della mia scuola, che è notoriamente priva di giardino se non su Viale Italia, ma stiamo pulendo il cortile del liceo Mancini. Quindi è una forma di vicinato positivo, nel senso che abbellire, pulire i luoghi che ci circondano certamente ha un grande impatto anche sulle condizioni complessive della scuola. In questo lavoro non sono sola, come sempre in eventi importanti come questo, ma sono affiancata da docenti, amici docenti di altre scuole, studenti, ex allievi della professoressa Di Nardo, Un'iniziativa referente a bellissima, 360 gradi. una delle tante giornate poi. Una delle tante giornate, questo perché 16 e 17 aprile noi ospiteremo qui a scuola un corso di formazione molto molto importante con la FISO, Federazione Italiana Sport Orientistico, ma anche l'INAIL, ma anche il CIP, il Comitato Italiano Paralimpico, con attività di orienteering e trail-o, ovvero acquisire la capacità di orientarsi nello spazio anche rivolgendosi a persone con disabilità di tipo fisico. E avremo 30 docenti che verranno a formarsi di altre scuole, quindi la prima giornata si svolge qui, in realtà ecco perché stiamo con il permesso del dirigente scolastico del Mancini, che ovviamente ringrazio, abbiamo ottenuto la possibilità di utilizzare questa area su mappe orientistiche, quindi la prima parte del corso, la prima giornata si svolge qui, in quest'area e parte nel mio auditorium per la parte teorica. La seconda giornata si svolgerà invece su a Montefredane, alla tenuta Ippocrate. Diversi e molteplici soggetti che concorrono a realizzare questo evento. Diciamo, è il primo evento importante di formazione sul territorio che tenga insieme istituzioni anche diverse, ufficio scolastico, CONI regionale, CONI provinciale, referente provinciale la professoressa Di Nardi, i miei docenti e docenti di altre scuole che si iscriveranno a questo corso per tecnici. Quindi Amalia Carbone non si ferma, Secondo. E sempre. l'Amalia Carbone non si ferma perché è tutt'uno con ciò che fa, con ciò che propone, con gli studenti soprattutto che frequentano questa scuola. Quindi rendere bello e vivibile un posto, altro non è che educazione alla sostenibilità. Siamo qui presenti oggi in qualità di cittadini, ma anche di docenti, di preside. Chiaramente daremo il meglio in questa giornata, come già si può vedere passando per queste aree.